Per il nostro video tutorial di oggi andremo a realizzare questi orecchini. Io ve li ho creati con due varianti colore per darvi qualche spunto, ma senz'altro il vostro gusto, la vostra originalità vi permetterà di creare dei pezzi unici ed originali che potrebbero essere non soltanto un'ottima idea regalo per voi stesse, ma anche per Natale, quando si cercano degli spunti per creare degli oggettini semplici, economici, ma che al tempo stesso facciano la loro bella figura. Quindi vi dico subito qual è l'occorrente, così possiamo avviare il nostro tutorial di oggi. Con questo colpo d'occhio potete vedere l'insieme delle cose che ho utilizzato. Innanzitutto dei cristalli, vi servirà un goccio di colla, un uncinetto numero 2, del filato in cotone, io ho scelto il filato Iggy, vi servirà un ago in filaperle, delle forbici, ma soprattutto un orecchino che è la struttura portante per il nostro progetto di oggi. Vedendo più da vicino il progetto, vedete, io ho lavorato su una porzione del nostro orecchino con una serie di righe di andata e ritorno a punto basso, nelle quali ho poi inserito anche dei cristalli. La particolarità e la bellezza, secondo me, l'eleganza, se vogliamo, di un orecchino come questo, sta proprio nel cercare di abbinare il meglio possibile il filato in cotone con i cristalli. Partiamo intanto dall'orecchino che è di 7 cm di diametro. Adesso scegliamo il filato in cotone e cerchiamo di abbinarlo con i cristalli. Come vedete, ho scelto questo rosa chiaro che si abbina perfettamente con i cristalli presenti in questa scatolina. Naturalmente cercherò di creare una combinazione di colori, quindi insieme al rosa più chiaro andrò poi a scegliere un tono più scuro per creare il contrasto. Intanto prendete il filo, infilatelo all'interno di un ago in fila cristalli, scegliete i vostri cristalli, quindi le vostre due colorazioni, e cominciate ad infilarle all'interno dell'ago e quindi facendole passare sul filo. Io andrò ad inserire prima il colore più scuro che viene lavorato in un secondo momento e poi inserirò quello più chiaro che viene lavorato per prima. Intanto ho inserito 16 cristalli più scuri e 32 cristalli più chiari. Quindi, una volta che avrò inserito tutte le pietre, vado a prendere il filato stesso, vado a fare una prima asola e quindi vado a rivestire il mio cerchio con una serie di punti bassi. Quindi entro all'interno del cerchio, eseguo un primo punto basso, cercate di lavorare stretto, in questo modo il rivestimento del cerchio è sicuramente più carino. Quindi tirate per bene il filo e cercate di mettere la codina del lavoro parallela in modo da nasconderla direttamente sotto la lavorazione. Quindi adesso procediamo lavorando tutta una serie di punti bassi. Prendete il filo, chiudete, vedete, accavallate da sotto, nascondendo sempre la codina che resta parallela al lavoro e quindi un po' alla volta andate a rivestire questo cerchio. Io andrò ad eseguire un totale di 64 punti bassi. Ecco, una volta che avrete lavorato a punto basso sul cerchio, rivestito quindi per la sua interezza, andiamo a procedere. Adesso, allungando l'asola, il primo passaggio da fare sarà quello di rivoltare verso l'interno i punti bassi, perché la lavorazione sarà interna, non esterna al cerchio. Quindi ripiego le maglie e con le dita cerco di stendere un pochino la lavorazione in modo di non affollare le maglie. In questa maniera sarà più semplice ricominciare. Quindi avvio una catenella e comincio ad avvicinare i cristalli. Allora salto un punto, vado nella maglia seguente, entro, avvicino il cristallo e chiudo il mio punto basso.
Quindi riprendo il filo e faccio la chiusura del punto basso. Quindi di nuovo salto il punto basso seguente e vado in quello successivo, quindi lavoriamo un punto sì, un punto no. Di nuovo prendo il filo per eseguire il punto basso, prima di fare la chiusura avvicino il cristallo numero 2 e chiudo. Salto di nuovo un punto, vado nel seguente, rientro sempre con il mio uncinetto, pesco prima il filo e prima di chiudere il punto basso avvicino il cristallo e quindi chiudo. Questa operazione quindi andrà ripetuta fino ad occupare tutte le maglie di base. Su 64 punti bassi infatti potremmo caricare 32 cristalli, cioè la metà, proprio perché lavoriamo un punto sì, un punto no. Vediamolo più da vicino, quindi salto un punto, vado nel punto seguente, passo attraverso il punto e prima di chiudere le due asole insieme avvicino il cristallo, quindi chiudo. Di nuovo mi avvicino un cristallo, salto il primo punto disponibile e vado nel seguente, quindi uno si salta e uno si lavora. Prendo il filo, passo attraverso il punto, avvicino di nuovo un cristallo e chiudo. Salto un punto, vado nel successivo e proseguo in questo modo fin quando tutti e 32 i cristalli non saranno inseriti in questo secondo giro di lavorazione. Inseriti i nostri 32 cristalli, adesso andiamo a ricominciare con una catenella ed eseguendo una riga di punti bassi. In questa riga dovremo fare delle diminuzioni, quindi andremo a lavorare un punto basso, un cristallo sì, un cristallo no. Quindi saltiamo il primo, lavoriamo sul secondo, saltiamo il terzo, lavoriamo sul quarto. Quindi lavoriamo dietro un cristallo sì, un cristallo no. Quindi vedete, uno si salta, l'altro si lavora. Entro, prendo il filo, eseguo il punto basso. Salto di nuovo un cristallo, vado nel filo seguente, prendo e lavoro il punto basso. Di nuovo salto il filo dietro il primo cristallo e lavoro sul secondo. In questo modo, facendo delle riduzioni, andiamo a stringere il lavoro da che siamo nella parte interna del cerchio, non in quella esterna. Se lavorassimo verso l'esterno, dovremmo lavorare con degli aumenti, lavorando verso l'interno invece dobbiamo fare delle diminuzioni. In questo modo quindi dimezziamo il numero di maglie disponibili, che passeranno a 16 da che nel giro precedente erano 32. Quindi lavoriamo un punto basso, un cristallo sì, un cristallo no. Terminato il nostro giro, abbiamo adesso disponibili 16 punti bassi, quindi faccio una catenella ed avvicino gli ultimi cristalli, quelli più scuri che erano appunto 16. Questo significa che andrò a lavorare per ognuno dei punti bassi un punto basso ed inserisco per ognuno anche un cristallo, quindi sarà un punto basso per ogni maglia sottostante e per ogni punto basso andiamo a sistemare anche un cristallo. Io chiaramente ho voluto creare un contrasto anche per rendere un pochino più evidente l'inserimento dei due colori rispetto al filo di base. Potreste lavorare tutto tinta su tinta, creare un contrasto con il filo invece che con i cristalli. Poi questi chiaramente sono dei progetti molto simpatici, anche tra l'altro molto veloci, quindi in base anche ai cristalli che trovate potete veramente
divertirvi tantissimo, anche inserendo cristalli tutti diversi tra di loro, insomma, potrete veramente creare tante combinazioni differenti. Se sono pensierini, naturalmente ogni abbinamento di colori magari può essere proprio pensato per una persona a cui appunto voi volete destinare questo pensierino, ma pensando noi stesse, per ogni maglioncino, per ogni abito, per ogni accessorio che andiamo a realizzare, potremo tranquillamente abbinare anche gli orecchini. A me è piaciuta molto l'idea di abbinare comunque il filo in cotone con il cristallo per creare un tono su tono e dare giusto una nota colore con i cristalli a contrasto. Quindi sto procedendo lavorando un punto basso per ogni maglia sottostante e quindi inserendo anche tutti e 16 i cristalli disponibili. Siamo anche quasi alla fine del lavoro che, come vedete, è davvero semplicissimo. A questo punto ho inseriti gli ultimi cristalli e ricomincio con il giro delle riduzioni. Parto con una catenella, salto il primo cristallo, entro nel secondo, salto il terzo, entro nel quarto, cioè lavoro come per il giro sotto, un cristallo sì, un cristallo no. In questo modo, rispetto ai 16 punti sottostanti, alla fine di questa riga ne avrò 8. Quindi salto un cristallo, vado nel seguente, lavoro il punto basso. Di nuovo salto il punto dietro il cristallo e vado nel successivo e di nuovo lavoro il punto basso. Salto di nuovo un punto, vado nel seguente punto basso. Di nuovo salto un punto, vado nel seguente punto basso. Salto un punto, vado nel seguente e faccio l'ultimo punto basso. Quindi mi vado ad ancorare con una maglia bassissima in modo da poter voltare il lavoro e fare di fatto l'ultimo giro di lavorazione. Volto quindi il lavoro, recupero l'ultima asola e ricomincio con una catenella. Quindi riprendo la mia asola di lavoro, faccio la catenella, salto il primo punto, vado nel secondo, lavoro una maglia bassa, aggiungo una catenella, salto il punto seguente e vado nella maglia bassa successiva, ripeto un punto basso, catenella. Salto di nuovo un punto, vado nel seguente, lavoro la maglia bassa, faccio la catenella e la maglia bassa nell'ultima maglia disponibile. Quindi qui avete un totale di 4 maglie basse separate da una catenella. Faccio un punto bassissimo per ancorare il filo e il nostro lavoro in questo modo terminato. Quindi allungo leggermente l'asola di lavorazione, taglio il filo che è rimasto e quindi lo andrò a fermare prendendo un ago e la colla. Quindi con un ago vado a camminare sul bordo, vedete in questo modo cercando di tirare il filo, in modo da avvicinarmi il più possibile proprio al primo giro di punto basso. Quindi vado nelle prime maglie e cerco di far passare il filo al di sotto per alcuni punti. In questo modo. Tirate per bene il filo, ripetete magari il passaggio un po' di volte, insomma, per alcuni punti. Quando siete sicure che il filo è ben fermo, andate a tirare il vostro ago. Chiaramente i punti sono stretti, quindi con l'ago si fa un po' di fatica a passare. Tagliate il filo in eccedenza. E per essere sicure che il taglio sia perfetto, che comunque il filo non vada a scorrere via, andiamo a mettere un punto di colla proprio nel punto del taglio. In questa maniera siamo sicure che il filo sarà fermato alla perfezione.
Come vedete, quindi occorre davvero pochissimo tempo per realizzare i nostri orecchini a cerchio. Potete davvero divertirvi tantissimo con le forme, con i colori, con l'abbinamento dei cristalli, piuttosto che dei filati per creare dei pezzi unici ed originali da regalare a noi stesse per completare i nostri outfit, ma anche da regalare per varie occasioni. Visto che ci avviciniamo al Natale, spesso si pone il problema di creare dei pensierini che siano economici, facili, veloci, possibilmente senza taglia, sicuramente questi pezzi possono fare al caso vostro. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi e salutarvi e rimandarvi al prossimo video tutorial.